ciao. Eccoci qua. Allora, oggi parleremo invece di energia idroelettrica. Però ci fai prima, Valerio, un riassunto delle puntate precedenti, visto che abbiamo parlato di tante energie alternative fino sì. adesso. E questo è proprio il sistema per fare il riepilogo. Ok. Il primo che abbiamo visto, sistema di utilizzazione della luce, è un'utilizzazione diretta, cioè la conversione diretta dell'energia del sole in energia elettrica, accendendo e spegnendo la lampada che simula la luce del sole, si riesce a spingere una macchinetta. Questa è la dimostrazione che l'energia del sole può essere convertita in energia elettrica senza bisogno di movimento. Poi abbiamo visto un'altra possibilità invece col movimento, che è il mulino, diciamo a vento, che opportunamente riproposto sotto forma di pala eolica. Anche in questa maniera abbiamo ridotto all'osso proprio gli elementi costituenti di una pala eolica e ricordiamo come funziona: l'aria fa girare, ecco. Si è abbassate un pochino le luci, si riesce a vedere qua, vediamo le lucine che si accendono, le spie si accendono, ecco qui. E questa è la dimostrazione. Siamo rimasti al buio in studio. È la dimostrazione che anche il vento, che è una forma indiretta, diciamo, di utilizzazione della luce del sole, può produrre energia elettrica. E questa è una seconda possibilità. Poi c'è una terza possibilità. E oggi ci spiegherai come funziona una centrale idroelettrica. Esattamente. Sempre con la filosofia che abbiamo trattato fino adesso, cioè di scomporre gli esperimenti tanto quanto possibile, uh-huh. Vedi, l'abbiamo veramente ridotto all'osso. Passiamo da questa parte e possiamo far vedere come funziona una centrale idroelettrica nel suo concetto essenziale. Vedete, ho utilizzato una dinamo di bicicletta o un motorino o equivalentemente di una macchinina elettrica simile a quello già utilizzato per la pala eolica e ho attaccato una rotella con dei cucchiaini. I cucchiaini simulano proprio le pale, adesso speriamo di non fare disastri, di una centrale idroelettrica. Allora, la centrale idroelettrica, questa flebo che è attaccata, siamo d'altronde in stagione balneare, quindi la piscinetta e il sostegno di un ombrellone ci stanno bene, simula appunto un bacino di alta quota in cui viene accumulata l'acqua piovana. Allora, se noi, pregherei di abbassare un'altra volta un po' le luci per far vedere. Così iniziamo, vediamo le lucine rosse che si accendono, ecco, che con l'aiuto dell'acqua. Esattamente, ecco qui. Si stanno accendendo. Adesso rimettiamo a posto per non Ma fare che nesso c'è ultimo. Tra il sole e l'acqua, Valerio? Ecco, questa è un'altra forma esattamente simile al vento per utilizzare la luce del sole. Perché? Se passiamo Perché? Qui al mappamondo, qui si c'è vede il chiaramente. Nostro mappamondo di riferimento. Mappamondo che è utilissimo in tutte quante le circostanze. Vediamo che gran parte della superficie terrestre è coperta da specchi d'acqua. La luce del sole arriva sulle masse oceaniche, sui mari, sui laghi e sui fiumi e fa evaporare l'acqua. Allora l'acqua evaporata poi riprecipita sotto forma di pioggia e come qui abbiamo utilizzato la forza muscolare per attaccare questa bottiglia che simula un bacino di alta quota, così alla stessa maniera la luce del sole utilizza la sua forza per portare in alto la pioggia che poi viene utilizzata appunto all'interno di un bacino per azionare le pale di una centrale idroelettrica. Quindi che potrebbe essere una diga? Potrebbe essere una diga. Esistono due versioni possibili, cioè quella all'acqua fluente e quella invece ad acqua accumulata. Mm-hmm. L'acqua fluente è quando si fa un mulino ad acqua del genere direttamente all'interno dell'alveo del fiume. Mentre invece ad accumulo è una cosa di questo tipo, cioè che un lago di alta quota oppure un fiume viene sbarrato con una diga e viene lasciato soltanto un percorso possibile per l'acqua esattamente in corrispondenza delle pale di una turbina, cioè di un sistema idroelettrico analogo a quello che ho appena mostrato. Ma Valerio, quanta elettricità può produrre una centrale idroelettrica? Cioè è uguale alle precedenti oppure ne può produrre di più o di meno? Allora, l'idea è questa, che mentre il vento, come sappiamo, l'aria è leggera e quindi c'è bisogno di eliche che siano anch'esse leggere. Lo sappiamo, è difficile essere trasportati da un vento, a meno che la bora di Trieste è un caso estremo. Mentre invece è molto facile essere trasportati da una corrente d'acqua di un fiume, anche se il fiume non è tempestoso. Quindi significa che nel caso idroelettrico c'è bisogno di pale molto grandi e molto resistenti che possano generare tanta energia dal passaggio dell'acqua. Quanta energia produciamo? Circa il 20%, poco meno del 20% in Italia. Ma è tutta quanta un'eredità del passato in realtà in Italia, perché i grandi sbarramenti, soprattutto dei fiumi alpini, risalgono alle due guerre.
tra le due guerre, nel periodo tra le due guerre, e in quel periodo quasi tutta l'energia elettrica era prodotta in questa forma. Adesso che i consumi si sono accresciuti, quello che prima era il 100% per soddisfare il fabbisogno adesso si è ridotto ad un 20%, però è ancora la forma in cui noi utilizziamo in maniera più cospicua le forze della natura, in particolare la luce del sole. Valerio, la prossima volta, venerdì prossimo, di cosa ci parlerai? Sempre di un'utilizzazione dell'acqua, ma un'utilizzazione meno convenzionale, cioè utilizzare la forza delle onde, la forza delle maree. Quindi l'acqua di mare? L'acqua di mare e non solo, poi non svegliamo proprio non svegliamo, quanto. Tanto lo scopriremo poi venerdì. Vedremo come si può utilizzare anche il movimento dell'acqua del mare e di altri bacini per produrre energia elettrica in maniera non convenzionale. Grazie allora Valerio Rossi e Albertini, ci ritroviamo tanto dopo in cucina, Valerio. A più tardi. E adesso quindi raggiungo i miei chef.